E ora parliamo del Toccatì. È nata in archivio un'altra edizione record del Festival Internazionale dei Giochi in Strada, oltre 300.000 persone tra giocatori, curiosi e turisti, e c'è stato spazio anche per la solidarietà. E dal Toccatì è nata la Dichiarazione di Verona, un documento sottoscritto dagli organizzatori per far sì che i giochi tradizionali entrino a pieno diritto nei programmi scolastici come testimonianze vive delle culture dei popoli, patrimonio di tutti. È l'ennesima consacrazione per una manifestazione che non finisce di stupire. La 13ª edizione va in archivio lasciandoci immagini di festa assieme al desiderio di conoscere culture diverse proprio attraverso il gioco. È stato il caso in questi giorni della Catalunya con le sue torri umane iscritte dall'UNESCO nei patrimoni immateriali dell'umanità. Ma il Toccatì ha riproposto a grandi e piccoli anche i giochi della nostra tradizione, quelli che si facevano nelle strade, nei cortili, nei vicoli, dando sfogo alla fantasia, utilizzando come materiali quello che capitava sotto mano. Con il Toccatì rivivono luoghi suggestivi della città, spesso ignorati, capaci di trasformarsi in un campo giochi. 300.000 visitatori con il pieno nella giornata di ieri, dove ha trovato spazio anche la solidarietà. Cerchiamo di combattere lo stereotipo del motociclista duro e cattivo. In realtà non è così, noi i bimbi sono nei nostri pensieri, lavoriamo per loro, sono il nostro futuro. Molto spesso purtroppo subiscono violenze e noi siamo con questa associazione, cerchiamo di combatterla e di stargli vicino e di fargli riapprezzare il valore di famiglia che riusciamo ad avere tra di noi. Labeo è nata a Verona tantissimi anni fa e operiamo all'interno dell'ospedale in oncoematologia pediatrica. Siamo venuti qui per far vedere i giochi che di solito noi portiamo sia all'interno del reparto che in day hospital. Sono bambini che vengono per fare i controlli e facciamo vedere un po' questa realtà che è fatta di giochi di 5 minuti, quindi abbiamo giochi come questo con le palline che sono circoli, insomma, sono palline che vanno secondo un circuito. E oggi è entrato nel vivo Kids University, una settimana di laboratori, lezioni e dimostrazioni per avvicinare l'Università di Verona ai giovanissimi. Due classi veronesi si sono cimentate con microscopi e programmi informatici. Si destreggiano fra microscopi e piastrine con la disinvoltura di ricercatori in erba. Per i ragazzi della terza C della scuola Fava, la promozione dalle aule delle medie ai laboratori dell'università ha il gusto del gioco. Prima una lezione colorata e dinamica e poi la prova pratica. Così con Kids University, la facoltà di scienze di Cavignale a Borgo Roma apre le porte agli studiosi di domani. Ci hanno detto che ci sono anche dei microbi nella pasta. Brutta sorpresa. No, perché hanno detto che sono buoni, quindi servono anche alla flora intestinale. Mi è piaciuto perché comunque ho anche capito cose nuove. Tipo queste cose qui noi a scuola non ce le abbiamo. Sarebbe bello poterci venire un po' più spesso. Sì. Solo pochi scolari studenti hanno potuto partecipare ai laboratori organizzati al Policlinico e nelle altre sedi universitarie. Le richieste per questa prima edizione sono arrivate a centinaia anche dalle scuole primarie. D'altronde, per la generazione dei nativi digitali, anche programmare un sito web alla facoltà di informatica è un gioco da ragazzi, come hanno fatto questi bambini di quinta elementare in meno di 2 ore di lavoro. Sono molto divertenti, devo dire, questi testi che hanno prodotto. Li hanno inseriti dentro delle schede cartacee e poi li abbiamo invece digitalizzati. Dopo la digitalizzazione sono stati inseriti all'interno del codice HTML che loro hanno studiato durante quest'ora e mezza. Se avesse avuto i loro genitori in classe saremmo ancora qua. Ah, lasciamo perdere, sì. Bambini anche. Ovviamente anche per l'età e anche per il contesto scolastico, sono spinti ad apprendere su questo versante ad una velocità che è inconfrontabile a quella degli adulti.